realizzato su richiesta di Mario Soldati in occasione delle manifestazioni celebrative per il centenario dell'Unità d'Italia, il teleero del torinese del sud Carlo Levi rappresenta un vero e proprio viaggio nella questione meridionale. Nell'arena Piemonte del Lingotto Fiere, moderato da Prospero Cerabona, presidente della Fondazione Giorgio Amendola, si è tenuto l'incontro dedicato alla presentazione del libro Il teleero di Carlo Levi, da Torino un viaggio nella questione meridionale. Il volume, realizzato con il contributo dell'Assemblea Legislativa Piemontese ed edito dall'editrice Rinnovamento, che indaga in ogni dettaglio il teleero Lucania 61, è stato illustrato con il contributo degli storici Lorenzo Tibaldo e Giuseppe Lupo dell'Università Cattolica Sacro Cuore di Milano. Levi trasferì su tela i drammi e i volti narrati nel romanzo Cristo si è fermato a Eboli, che illustra una visione d'insieme sia della poliedrica personalità dell'artista e patriota, sia del complesso fenomeno dell'emigrazione italiana. Presentiamo questa bella pubblicazione, che è un lavoro di un anno, nella celebrazione del 40° anniversario della morte di Carlo Levi. Abbiamo fatto delle manifestazioni nei luoghi più evocativi della vita nazionale: Torino, dove Levi era nato, Firenze, dove ha scritto Il Cristo si è fermato a Eboli, a Napoli, dove insieme con Rocco Scodellaro, Rossi Doria e gli altri meridionalisti avevano preparato il mondo contadino, a Matera, dove si è incontrato con Rocco Scodellaro, ha fatto questo bel, il più bel romanzo della sua vita, e quindi il teleero è una specie di testamento. Poi, con la sensibilità del Consiglio regionale del Piemonte, abbiamo fatto questa bella pubblicazione pensando di rinnovare la memoria di Levi a tutte le nuove generazioni, e abbiamo dato circa 500 volumi in tutte le biblioteche del Consiglio della Regione Piemonte.